È stato riaperto intorno alle 19 di martedì 10 marzo il tratto di autostrada 4 in direzione Milano tra Santhià e Carisio, sul territorio di Santhià interessato da un incidente mortale, coinvolti due mezzi pesanti. Un tir ha tamponato un altro mezzo pesante, la cabina del primo si è incendiata. Il conducente è purtroppo rimasto incastrato ed è deceduto nella cabina in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Inutili i tentativi di salvarlo. Illeso invece il conducente del mezzo pesante tamponato proveniente dalla Spagna.